ci sono tante parole ed espressioni che devi assolutamente evitare quando parli in video e davanti alla telecamera. In questo video te ne svelo 4. Ciao, sono Chiara, allenatrice di public speaking e di video public speaking. Ti alleno di persona e via web, anche in inglese e in tedesco, anche attraverso percorsi personalizzati. L'arte di parlare in pubblico e davanti alla telecamera presuppone un uso accurato delle parole e delle espressioni. Ecco perché ho deciso di fare questo video, perché molto spesso quando si parla si rischia di utilizzare una serie di parole e di intercalari che in qualche modo sporcano il flusso del nostro discorso e addirittura a volte vanno a svalorizzare quello che abbiamo detto. Vediamo ora insieme quali sono 4 di queste espressioni che vanno assolutamente evitate. La prima: e niente. Hai presente quando senti quello speaker che fa magari anche un bel discorso e poi arriva in conclusione e ti dice e niente? Non pensi anche tu che in questo modo, con questo intercalare, stia praticamente bruciando il valore di tutto quello che ha detto prima? Questa espressione è da cancellare dal tuo vocabolario. Seconda espressione: il coso, la cosa. Queste parole così astratte, ma non vanno utilizzate. Se non ti viene la parola giusta, anziché dire coso, cosa, fai una pausa, cerca la parola giusta nella tua mente e pronunciala. Mi raccomando, perché l'utilizzare queste parole così vaghe denota uno scarso uso del linguaggio e ti fa perdere di conseguenza autorevolezza. Terza espressione: prima di iniziare, adesso permettetemi di dirvi questo. Ah, prima di concludere, adesso vi dico quest'altro e dopo quest'altro vi dirò ancora quest'altro. Questi si chiamano metadiscorsi, ovvero discorsi sui discorsi. Niente di più noioso. Nel public speaking, less is more, cioè meno è di più. Togli i rami secchi, ovvero togli tutto quello che non serve e vai dritto al punto. La tua apertura, il tuo corpo e la tua conclusione, senza preannunciare quello che dirai dopo. In questo modo snellirai il tuo discorso e lo renderai molto più interessante e impattante per il tuo pubblico. 4. Evita di utilizzare parole come cioè, diciamo, allora, no. Tutte queste parole, che spesso vengono ripetute all'interno delle frasi, vanno ad infastidire il tuo pubblico. Quindi cerca di focalizzarti, di capire quali sono gli intercalari che utilizzi più di frequente. Se ti è difficile individuarli, fai presente alle persone che sono accanto a te di prestare attenzione, di fartele notare, e una volta che li avrai individuati, sforzati di eliminarli. In questo modo renderai il tuo eloquio molto più fluido e piacevole all'ascolto. Dunque, oggi in questo video abbiamo visto 4 delle espressioni, delle parole che devi assolutamente evitare quando parli in pubblico e in video. Mi raccomando, niente espressioni come e niente, coso, cosa, niente preamboli, prima dico questo, poi dico quell'altro, e niente, diciamo, allora, cioè, no. Rendi il tuo eloquio il più pulito possibile. Vuoi continuare a migliorare il tuo public speaking e il tuo video public speaking? Vai subito su www.chiaralzati.it, entra gratuitamente nella mia community inserendo il tuo migliore indirizzo mail e accederai subito ad una serie di bonus, tra i quali anche la possibilità di ricevere direttamente a casa tua una copia gratuita dei miei libri: Video Public Speaking, Public Speaking Heroes, Public Speaking per Smart Worker e Parlare Chiaro nel settore finanziario. Ciao e al prossimo video!